proseguiamo alla scoperta delle case editrici italiane. Oggi parliamo di Feltrinelli, che nacque a Milano nel 1954. Cercheremo di delineare la sua storia citando gli eventi più significativi, le pubblicazioni che l'hanno resa celebre. Il fondatore Gian Giacomo Feltrinelli già nel 49 aveva dato vita alla Biblioteca Feltrinelli per lo studio della storia contemporanea e dei movimenti sociali. La casa editrice nacque dalle ceneri della COLIP, la cooperativa del libro popolare, una casa editrice comunista nata per contrastare l'uscita del Partito Comunista Italiano dal governo nel 48. Comprendeva 200 titoli nella collana Universale Economica. Gli ambiti in cui si indirizzò sin da subito l'attività editoriale furono quelli della narrativa, della saggistica e delle grandi opere. In qualità di consulente e direttore editoriale della casa editrice, Giorgio Bassani riuscì nel 1958 a far pubblicare Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e tra gli stranieri aiutò a divulgare Borges, Forster, La Blixen e soprattutto Pasternak, il cui Il Dottor Zivago fu un'anteprima mondiale e un grande successo di vendite nonostante le mille difficoltà nella pubblicazione. Il 59 è un anno di produzione intensa, di apertura ad autori importanti. Tra questi troviamo, oltre a quelli già citati, Arbasino, Adorno, Dürrenmatt e la Lessing. Il 1964 è un anno importante. Gian Giacomo compì il suo primo viaggio a Cuba e da Fidel Castro gli venne assegnata la pubblicazione del Diario di Bolivia di Ernesto Che Guevara. La traduzione italiana fu la prima mondiale. Il 68 è l'anno del successo di Gabriel García Márquez con Cent'anni di solitudine e di quello stesso anno sono le citazioni del presidente Mao e la traduzione della Critica della società repressiva di Herbert Marcuse. Nel 1972 morì Gian Giacomo in circostanze misteriose. Non fu mai chiarito, infatti, se fu una morte accidentale, mentre cercò di far saltare un traliccio dell'Enel nella periferia di Milano, o se fu assassinato. Arriviamo agli anni Ottanta, in cui esplode il successo de La Casa degli Spiriti di Isabel Allende, e negli stessi anni entra in catalogo Il Memoriale del Convento di Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 98, e fu acquisita Marguerite Duras, con L'amante e il dolore. Il 1990 si aprì con un'agile collana di narrativa riservata ai nuovi scrittori e si chiamò I Canguri, nome che rievocò il simbolo della prima Universale Economica e che era stato ripreso per i tascabili Feltrinelli negli anni 70. L'attività della casa editrice fu affiancata dalla rete di librerie che si diffuse da Pisa a Milano a Roma e su tutto il territorio nazionale. Negli anni 90 l'attività editoriale e quella commerciale vennero divise. Nel 2005 venne creata la holding F2005, sotto la cui ala furono riunite le librerie e la casa editrice. E nello stesso anno venne acquistata la società di distribuzione libraria PDE. E così il sogno di Gian Giacomo si realizzò. L'obiettivo è sempre stato volto alla creazione di una struttura in grado di gestire le varie fasi del processo editoriale, dall'edizione alla distribuzione intermedia fino alla vendita al dettaglio. Oggi F2005 Group è guidata dal presidente Carlo Feltrinelli, il figlio di Gian Giacomo. Rimane un gruppo impegnato nella diffusione di idee, nella proposta culturale e nell'offerta di prodotti culturali a tutto campo. Ha decisamente una storia da non dimenticare.